Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Questa sera non vi farò una ricetta, vi farò vedere come fare uno stampo per colombe fatto in casa. Da cosa nasce questa mia necessità? Nasce dal fatto che ero convinta di aver preso quattro stampi per colombe e invece, ahimè, ne avevo presi solo due. Quindi, dato che ho messo a fare già l'impasto per fare altre due colombe, mi sono trovata praticamente nel panico più totale. E allora, cosa facciamo? E oddio, come faccio? Oddio, come non faccio? Ecco come faccio. Faccio in casa. Lo faccio in casa e volevo farlo vedere anche a voi, perché comunque può succedere, no? Che uno vuole fare una preparazione fatta in casa e invece magari a causa di zona arancione, zona rossa, zona blu, zona nera, Ma anche magari un negozio che le ha finite o all'ultimo ci secondo. ritroviamo esatto all'ultimo secondo. Oddio mio, ma io devo lo stampo! No, non ce l'ho! Come faccio? Lo facciamo a casa. Qual è il problema? Basta chiedere. Voilà! Allora, una teglia, guardate, di quelle per le porzioni da... Ci sarà scritto? Penso di sì. Calcolate che l'ho fatta 3 secondi fa, quindi abbiate pazienza. Non lo so, credo sarà da 8, penso da 8. Dipende insomma dalla grandezza che volete. Questa più o meno è una colomba da 1 chilo, ok? Più o meno, ovvio. Che dobbiamo fare? Abbiamo bisogno di 3 bicchieri uguali, una tazza un po' più grande e un distanziatore. Se non avete questo, potete mettere qualsiasi altra cosa, comunque non è che va nel forno, quindi va bene anche, che ne so, un cubo dei bambini del Lego, di quelli Certo, grandi, qualcosa oppure che il distanzi. tappo, no, sto facendo degli esempi per Sì. rendergli le cose più semplici, il tappo di, che ne so, di uno spray che avete, ovviamente lavato, disinfettato, perché comunque va a contatto con la teglia, no? Vedete voi. Allora, facciamo così, vi faccio vedere. Non mi ci mandate, eh? Non mi ci mandate. Io l'ho trovato una cosa fantastica e volevo farvi partecipi di questo. Ci vuole solo un pochino di manualità. Un pochino di manualità e passa la Tu? paura. Tu? Beh, diciamo che con la pasta di zucchero me la Sì, cavo. però sei un Con gli po' impasti anche. Sono marraccione. marracciona, eh? Beh, quello che vuol dire. Allora, semplicemente teniamo fermi i nostri bicchieri e andiamo a ripiegare in questo modo. Vai cominciare da quello nascosto. Ovviamente, così almeno gli altri si vedono. Appiattiamo qui. Ovviamente c'è bisogno di un po' di lavoro, non è che è una cosa che si fa in 448, anche perché poi lo dobbiamo comunque rivestire in carta da forno bagnata. Ti faccio vedere di qua, dai, mi fai tenerezza, mi sta a Sì, fare questo sei video. praticamente sempre mancina. Quando sto qui col telefonino diventi destra. Esatto. Ma io lo faccio apposta perché ti Sì. metto la difficoltà per vedere come te la cavi. Sì. Sì. Chissà se mi sta vedendo il nostro amico Giuseppe Marra, se starà pensando, ma che sta a fa sta matta? Quindi bisogna appiattire. Bisogna appiattire gli angoli, come vedete, eccoli qua. Sì. Vedete? Come ho fatto anche nell'altro, eh? Poi cerchiamo di renderla ovviamente tondeggiante. Se per caso vedete che, ecco, non risulta proprio tondeggiante, voi che fate? Forzate un pochino e fate lo spigolo in questo modo. Ok? Piano piano vedete che sta prendendo forma. E
detto, ci vuole un pochino, ma ce la facciamo, eh? Ce la faremo. Io dico per voi, ma dico pure per me. Comunque è una bella idea, perché è un'idea da pronto soccorso. Non sempre si riescono a trovare poi le forme della colomba o dei panettoni. No. Dipende dal periodo. Il panettone pure è anche più semplice, perché basta avere uno stampo tondo. Sì. E uno allunga con la carta da forno. Mettete una pentola in mezzo e andate su. Ma già, lui mi prende in giro. No. Ma lui non saprebbe nemmeno dove mettersi le mani. Io? È vero? Ma come no? Io a colomba piena. Sì, ah, ecco, certo. Ecco. Questa è la testa? Eh sì, la parte più grande è la testa. Però devo dire che te la sei cavata. Grazie. Bravo a tavola consiglio. Ma guarda un po'. Molto bravo. Ecco, così eviterò di comprare gli stampi per le colombe, che tra l'altro costano anche abbastanza, devo dire. Sì. Perlomeno quelli che ho comprato finora. È più conveniente. E niente, con, ripeto, vi faccio vedere poi con la carta da forno bagnata, mi raccomando, e strizzata. Che ovviamente io non trovo, perché eccola qua. Dobbiamo vedere, ecco, tagliare la, dovete pensare anche alla profondità, quindi lasciate un po' di qua e un po' di là, ragazzi, mi raccomando, perché cioè più o meno 7-8 centimetri. Anche questa siamo riusciti a finirla in meno di 20 giorni, complimenti. La vado a bagnare, la strizzo e poi vi faccio vedere. Ecco qua, l'ho bagnata e a questo punto la andiamo a inserire. Voilà, alla faccia di chi non c'ha gli stampi da forno, bella colomba. Ah, Dio santo! No, devo dire che hai avuto un'ottima idea. Grazie. Prego. Anche perché è arrivato mio figlio in questo istante. Lui adesso vede tutto quanto e fa di sì con la testa. Ma tu non devi sapere che mamma pensava ad avere 4 stampi per le colombe. E invece ce l'avevo. Tutto qua. E l'ho fatti. Fatto bene. Grazie. L'idea è ottima. Spero piaccia anche a voi. È semplice da fare, basta andare al supermercato e comprare 2 teglie da 8, credo che siano da 8, e vi fate un bello stampo per la colomba, tutto qua. Complimenti. Grazie. E che altro dire? La saluto, arrivederci. Ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima, ciao a tutti. Ciao a tutti.